Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Prima di iniziare i nostri lavori, vorrei ricordare in quest'aula Tullio Barbato, giornalista, fondatore di Radio Meneghina, tra le altre cose premiato nel 2016 dal Comune di Milano con l'Ambrogino d'Oro. Barbato è scomparso il 10 di ottobre all'età di 88 anni. Laureato in scienze politiche, profondamente attaccato ai valori dell'antifascismo e della Costituzione, è stato il decano dei cronisti di Palazzo Marino e per molti di loro anche un maestro di giornalismo. Riconosciuto dai colleghi del Palazzo dell'Informazione come un'istituzione, nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose testate, tra le quali Il Messaggero, l'Agenzia Italiana, Il Secolo XIX, La Notte, Il Giorno e Il Corriere della Sera. È stato capo ufficio stampa della provincia e della Fiera di Milano, ma la sua più grande impresa professionale è Radio Meneghina, un progetto nato e sviluppato a metà degli anni 70 con l'intento di recuperare le radici della cultura milanese e lombarda. Una radio che, tra le altre cose, ha ideato le dirette del Consiglio Comunale diversi anni prima delle famose dirette streaming. Barbato ha inoltre conservato un grande patrimonio d'archivio fotografico e audio della sua storia politica e sociale della città. Per anni responsabile del Carnevale Ambrosiano, ha ideato e fondato la gara podistica Su e giò per i Navili, l'Arca Canora e il Festival Milano Canta. Scrittore eclettico, Barbato ha firmato un'ottantina di libri. Tra i tanti ricordiamo Enciclopedia dei cantanti e delle canzoni, Il terrorismo in Italia, Per una storia di Meneghin e Cecca e Ombre sulla città. Nel 2013 varca il traguardo delle nozze d'oro con il giornalismo e nel 2016 riceve la civica benemerenza del Comune di Milano. Oggi lo ricordiamo con affetto insieme ai suoi familiari e con riconoscenza per il lavoro da cronista che ha fatto per la città e anche per quest'aula consiliare. Quindi vi chiedo un minuto di silenzio.